Salve a tutti e benvenuti sul mio canale per un'altra Top 10 Cartoons a tema Looney Tunes. Si sa, Bugs Bunny nella sua carriera ha sempre voluto vedersela con cacciatori tontoloni, nanetti irascibili e anatre invidiose, e ogni volta ne usciva sempre vittoriosa e senza nemmeno un graffio, e tutti a dire quel canino se la cava sempre in ogni situazione. Ecco, oggi voglio mostrarvi e dimostrarvi che non è stato sempre così, elencando 10 momenti in cui Bugs è uscito sconfitto o ferito dai suoi cortometraggi. Direi di iniziare subito al numero 10 con quella volta che facevo bravo guaglione. Bugs Bunny è sempre stato un tipo molto altruista e si mette sempre in prima linea per aiutare gli indifesi, come quando aiutò Playboy a ritornare a casa, ovvero il Polo Sud. E dopo diverse peripezie e aver rischiato diverse volte la vita, il conigno e il pinguino riescono ad arrivare a destinazione. Tuttavia il nanetto che non sa volare e anche taciturno gli dice solo all'ultimo che lui è cresciuto in cattività a Hoboken. Tra il fatto di averci messo mesi ad arrivare al Polo Sud e il costante mendicare di Humphrey Bogart, Bugs alla fine perde completamente la testa. Morale? L'altruismo non paga. Scusami amico, potresti dare una mano a un compatriota che ha avuto un colpo di fortuna? Tieni! A numero 9, quella volta che cadde dal treno. Un episodio quasi introvabile in italiano, ma grazie al cielo l'ho trovato. Ma tornando a noi, in questo corto di Bob McKinson, Bugs sale clandestinamente sul treno, ma invece di un controllore viene inseguito da una versione barbona di Ralph Head della serie di Honey Mooners, che vogliono mangiarselo. Ma come al solito si salva la pellaccia, visto che nell'inseguimento sopra il treno i due sbattono la testa sulla galleria. Bugs a quel punto li sbeffeggia dall'alto, però anche lui sbatte la testa sopra la galleria, beccandosi 3 bernoccoli. Morale? Il karma esiste! Beh, forse non sarò arrivato a Chattanooga, ma di sicuro ho fatto un super raccolto! A numero 8, quella volta che un gremlin lo fece quasi accoppare. Povero ingenuo Bugs, all'inizio del corto scoppia a ridere perché non crede nell'esistenza dei gremlins, fino a quando non ne vede uno pronto a sabotare un aereo americano. Il coniglio prova in ogni modo a fermarlo, ma il microbo si dimostra più scaltro di quanto potesse immaginare. Alla fine, dopo un inseguimento dentro un aereo in volo, esso è sul punto di precipitare e mentre il mostriciattolo rimane calmo, Bugs fa le stesse cose che una normale persona farebbe sul punto di morte. Ma grazie alla logica dei cartoni, se un veicolo finisce la benzina si ferma istantaneamente anche se è sospeso in aria. Ma come ci ha insegnato Looney Tunes Back in Action, non è sempre così. Morale? I gremlin esistono. Statevene a quarta. A numero 7, quella volta che finì in prigione. Parodia della celebre serie anni 50 dal titolo Gli Intoccabili, in questo corto Bugs, alias Agente Mess, deve catturare Rocky e Maxi e dopo essersi imbucato a una festa, il coniglio viene inseguito dal duo in una fabbrica di cereali, dove li scatola. Letteralmente. Nel finale li spedisce in prigione, dove i criminali dovranno scontare 20 anni tra le sbarre. Peccato che la dovrà scontare contro voglia pure Bugs, visto che non trovando le chiavi delle manette rimarrà per 2 decadi attaccato a loro. Morale? Sempre fare la copia delle chiavi, dai! A numero 6, quella volta che un topo gli rubò la scena. In un corto molto controverso, di cui potrebbe essere ottimo materiale per un mio prossimo cartoon fax, Bugs sta suonando la rapsodia ungherese numero 2 e ogni volta viene interrotto da un topo. Dopo tanta fatica si giunge al gran finale, dove il coniglio è pronto a eseguire l'ultimo pezzo dell'opera, ma all'improvviso il brano viene eseguito dal topo su un mini pianoforte riscuotendo successo, mentre Bugs suona le ultime 3 note dicendo forse qualche parola non appropriata davanti ai bambini. Morale? I topi sono esseri diabolici! A numero 5, quella volta che creò un mostro meccanico. Bugs se l'è vista con molte bestie che volevano mangiarselo, tra cui il diavolo della Tasmania. Mentre fugge da Taz, il coniglio si veste da chirurgo e si fa aiutare a costruire una sorta di mostro di Frankenstein che comincia a picchiare il povero marsupiale come se non ci fosse un domani, per poi ribellarsi al suo creatore e saccagnarlo di botte. Morale? Non costruite mai robot che un giorno possano ribellarsi a voi. Chiaro? C'è per caso un dottore in clinica? Il A numero 4, quella volta che se la prese col mondo intero. 2 cents per un coniglio? Ma questo è un affronto! Questo è quello che dice Bugs quando scopre che la taglia sui conigli è pari agli attuali 23 centesimi americani di oggi. Per dimostrare a tutti che i conigli sono esseri diabolici, inizia a compiere malefatte di ogni tipo, gettando il mondo nel caos, manco fosse il Joker. Alla fine ottiene quello che vuole, una taglia apposta per lui di $1 milione. Ovviamente è felice come un coniglio di Pasqua. Peccato che si mobilita l'esercito e comincia a sparare con tutto quello che ha, fino a quando Bugs non viene catturato e portato ad Alcatraz. Morale? Come disse François-Auguste René de Chateaubriand, l'orgoglio è la virtù dell'infelice. A numero 3, quella volta che fu bersagliato da un animatore. Nel 1953 uscì Pennelli Rabbia e Fantasia, corto prodotto da Chuck Jones dove Daffy Duck era alle prese con un animatore molto sadico.
Ecco, 2 anni dopo ne uscì una sorta di sequel col protagonista Bugs, che veniva tormentato e maltrattato in ogni modo possibile da un animatore. Alla fine si scopre che l'animatore per tutto quel tempo era Taddeo, che per una volta ha avuto rivalsa su quel farabutto di un coniglio. Morale, gli animatori, come i topi, sono persone orribili. Prima di continuare, se volete recuperarlo, vi consiglio di guardarlo col doppiaggio recente, dove ci sono delle piccole perle pronunciate da Massimo Giuliani. Ti dovrebbero chiamare Leonardo da Perdi, Pastrocchiangelo Buonarroti! Numero 2, quella volta che si scambiò il ruolo con Taddeo. Personalmente questo corto è uno dei miei preferiti. Dunque, Taddeo alla fine è impazzito e adesso si crede un coniglio. Durante il suo soggiorno in manicomio, con uno stratagemma fa cambio con Bugs. Il dottore, pensando che Bugs sia Taddeo, applica delle misure estreme per guarirlo. Da quel momento in poi i ruoli si invertiranno, con Bugs che dalla caccia a Taddeo subisce le peggio cose, fino a quando l'agenzia delle entrate non l'arresta per evasione fiscale e lo sbatte ad Alcatraz. Di nuovo! La cosa particolare è che nel finale ci viene fatto credere che Taddeo abbia finto di essere un coniglio per evitare di finire in prigione. In fin dei conti non è così stupido. Morale? Aspetta, ce n'ho una. Per evitare guai di ogni tipo fingete di essere matto. E alla numero 1, tutte le volte che se la vede con Cecil, la tartaruga. Mai avversario è riuscito a tenere testa a Bugs, meglio di questa tartaruga. Testuccini! Quello che è! Nei 3 corti che appare, Cecil gareggia con Bugs in una gara di corsa e, come nella favola di Esopo, il coniglio deride il suo lento avversario pensando di avere la vittoria in tasca. Tuttavia Cecil, invece di usare il motto chi va piano va sano e va lontano, bara come un maiale, come una testuggine. Nel 1º corto chiama una squadra di tartarughe affinché si facciano trovare ovunque facendo ammattire il coniglio. Nel 2º inganna Bugs facendolo vestire da tartaruga mentre lui si veste da coniglio, così che i conigli scommettitori ostacolino Bugs anziché lui durante la corsa. E nel 3º caso gioca sporco e usa un motore a reazione e fa finire Bugs in prigione, un'altra volta, costringendolo a superare il limite di velocità consentito su strada. Un vero genio del male! Il bello è che bisogna aspettare solo il 2011, quando in alcuni episodi del Looney Tunes Show il coniglio avrà il suo momento di rivalsa nei confronti di Cecil. Peccato che durerà poco, visto che sia in New Looney Tunes e nel recente Looney Tunes Cartoons la dinamica ritornerà a quella di sempre. Morale? Le testuggini, come gli animatori, i topi e il sottoscritto, sono persone orribili. Dunque, è piaciuta questa delirante top? Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati. Al mio prossimo video, ciao! Ehi! Dico, non mi avrà mica preso per il naso! È una possibilità!